Buongiorno a tutti. Allora, adesso condividiamo insieme questo momento dove andremo a parlare dello stripping. Cercherò di essere il più chiara possibile e anche più esaustiva possibile. Allora, iniziamo quindi la nostra passeggiata, diciamo così, virtuale all'interno di questo webinar. Allora, grazie quindi innanzitutto all'azienda Biosafin Winsix che ci permettono quindi di condividere questi momenti insieme. Oggi quindi vi parlerò dello stripping, della sua valutazione, di come si esegue e dell'ottimizzazione. Allora, è fondamentale oggigiorno parlare di allineatori dentali, in quanto dobbiamo considerare che sempre un maggior numero di pazienti arriva in studio e vuole un trattamento estetico invisibile, ma allo stesso tempo funzionale. Ovviamente quello che noi andiamo a proporre deve essere sempre una tecnologia sicura e conveniente, ma deve essere anche efficiente. Allora, quando possiamo utilizzare o prescrivere o consigliare, gli allineatori? Ovviamente qui abbiamo alcune indicazioni. Come gli affollamenti lievi o moderati, quando abbiamo delle arcate non contratte da un punto di vista scheletrico, la recidiva dopo la terapia fissa, la rifinitura dopo la terapia fissa, oppure ci può essere moltissimo d'aiuto in casi di prepotesici o prechirurgici, basti pensare se vogliamo correggere un dip di una corona prima di posizionare una faccetta. Abbiamo quindi varie indicazioni. Sulle ultime, come potete notare, intrusioni, espansioni, distalizzazioni, chiusura di spazi e sulle classi scheletriche abbiamo dei triangolini di attenzione, in quanto qui bisogna essere un po' più esperti, in quanto l'allineatore avrà bisogno di ausiliari. E di questo sicuramente nei prossimi webinar ve lo spiegherà meglio il dottor Flavio Fisardi. Abbiamo messo a punto anche un semaforo indicatore per aiutarvi, questo lo troverete nella brochure di Biosafin, in cui vi viene spiegato qual è il range di movimento, un range di movimento sicuro, un range di movimento invece che non sappiamo se potrà essere eseguito con gli allineatori ed è indicato dalla linea rossa. Per esempio, sappiamo che un affollamento lo possiamo risolvere se ci muoviamo in un range di 6 mm, ma se siamo sopra i 6 mm potrebbe essere un caso estrattivo. Allora, andiamo avanti. Quindi, quando noi prendiamo un'impronta, questi sono i vari passaggi, ovvero arriva l'impronta nel centro di diagnosi, dove verrà scansionata e si farà il vario studio. Quindi il setup stabilisce il numero degli allineatori necessari, quanto stripping si deve eseguire e gli attachment da posizionare. Ogni modello prototipato avrà il nome del paziente e il numero dell'allineatore in bassorilievo. Gli allineatori stessi hanno un numero in rilievo e ci sarà il template per il posizionamento degli attachment. Alla fine di tutto questo avrete anche le mascherine di contenzione comprese nel packaging. Ora, questo è un esempio dei nostri modelli prototipati fatti con una resina specifica del dentale, quindi assenza di retrazione, che ci permette di avere degli allineatori altamente performanti. Una volta stabilito il setup, al dottore arriverà un'email dove sarà stabilito il numero degli allineatori, lo stripping da eseguire se necessario, gli attachment da posizionare, il report, il programma OrthoView, le stampate in JPEG per avere un'idea più chiara immediatamente, il preventivo, il video dimostrativo da presentare al paziente e nulla osta da firmare. Allora, questa è una scheda stripping tipo che la nostra azienda vi fornisce. Qui sono indicati praticamente, come potete notare, il numero dei denti a livello interprossimale, quindi mesiale e distale, e vi verrà indicato al numero della mascherina in cui eseguire la quantità di stripping da fare, quindi esattamente il quantitativo inteso per lato, quindi mesiale e distale, e al numero della mascherina,
in cui lo dovete eseguire. Allora, quando consegniamo gli allineatori, quindi la cosa che dobbiamo fare è il posizionamento degli attachment e lo stripping. Ma che cos'è questo stripping? Lo stripping è una procedura comunemente utilizzata, quindi non ci dobbiamo spaventare, e consiste in una riduzione controllata dello smalto con una conseguente diminuzione del diametro mesodistale e il miglioramento del rapporto dento-alveolare con conseguente guadagno di spazio. La letteratura ha avvalorato l'uso dello stripping e ci ha anche rassicurato in questo. Quindi hanno dimostrato che lo spessore dello smalto è all'incirca di 1 mm nei denti posteriori e di 0,6 negli incisivi inferiori, quindi noi possiamo muoverci con uno stripping che si oscilla fra i 0,5 per i settori posteriori fino ai canini, mantenendoci allo 0,2 a livello degli incisivi inferiori. Allora, ovviamente abbiamo delle indicazioni che possiamo seguire, come le controindicazioni sono queste, cioè non eseguire lo stripping in un paziente che abbia già un'ipersensibilità oppure abbia difetti dello smalto, se ci sono dei lavori protesici, ovviamente. Sicuramente le indicazioni migliori sono quando ci ritroviamo di fronte a denti triangolari o a barili, in quanto abbiamo una considerevole quantità di spazio e a livello delle creste dei triangolini di smalto, e quindi sono denti da sfruttare. Poi nell'adulto, cosa che noi consigliamo, quindi ci cioè consigliamo di eseguire stripping nell'adulto, abbiamo anche un minor rischio di sensibilità data la ridotta camera pulpare. Allora, lo stripping si esegue con un manipolo per esempio, con diversi strumenti. Il manipolo da stripping, per esempio, è uno di questi. Si acquista, presenta dei seghettini, io li chiamo così, con calibro specifico, abbiamo quello da 0,20, 0,30, 0,40, e quindi vuol dire che per il guadagno complessivo sarà di quel diametro lì. Ovviamente abbiamo dei seghetti monolaterali o abrasivi da entrambi i lati. È fondamentale munirsi sempre comunque di un calibro per controllare lo stripping eseguito, in quanto il seghetto si potrebbe anche usurare e quindi la quantità di stripping eseguito potrebbe non corrispondere. Allora, con lo strumento meccanico, che può essere un sonico, può essere appunto un altro tipo di manipolo, possiamo riuscire a raggiungere fino a 0,4-0,5 mm di stripping. Sono utili sia posteriormente che anteriormente, mentre poi abbiamo le strisce manuali. Le strisce manuali sono più, diciamo, difficoltose, fra virgolette, perché vuol dire che noi ci dobbiamo impegnare a muovere la strisciolina affinché possiamo abbradere dello smalto. Riusciamo ad arrivare fino a 0,3 mm di stripping. Comunque sono molto comode da usare e ci permette ovviamente di arrivare anche nei punti più scomodi. Ovviamente si inizia sempre dalla grana più sottile, che in questo caso è la grana gialla, fino ad arrivare alla grana blu, che è lo 0,30. È sempre utile andare a eseguire un polishing per limitare le rugosità e quindi andare a lucidare. Allora, per esempio, in questo caso, dove vedete la linea rossa, è facile eseguire stripping sia con un manipolo che con una stricetta. Però immaginiamo in questo caso io consiglio, per esempio, una stricetta abrasiva monolaterale, in modo tale da essere selettivi sul dente in cui andiamo a praticare lo stripping e non andare a distruggere, comunque a ledere, le superfici vestibolari degli altri denti. Allora, qual è quindi il protocollo operativo? Abbiamo l'apertura dei punti di contatto, quindi con strumenti manuali, oscillanti o appunto cunei, si rimuove lo smalto fino al quantitativo stabilito, si controlla con il calibro e si lucida. Quindi, quali sono le indicazioni dello stripping? Il recupero di spazio in arcata, risoluzione di discrepanze dimensionali, correzione di anomalie morfologiche, prevenzione di recidive dopo terapia di allineamento e eliminazione di spazi triangolari.
Allora, facciamo un brevissimo accenno sui geni storici per farvi avere l'idea da quanto tempo questa tecnica è convalidata. Quindi fin dal 56 praticamente abbiamo avuto dei medici che hanno fatto delle pubblicazioni sulla sicurezza dello stripping, ma anche sul suo utilizzo, cioè ci permette di andare a recuperare spazio nel senso medio distale e quindi anche a evitare, per esempio, delle estrazioni dentali. E tuttora quindi abbiamo assolutamente l'utilizzo in sicurezza di questa pratica. Allora, quali sono quindi le indicazioni cliniche? Allora, quando abbiamo un indice di Bolton alterato, allora quindi in questo caso abbiamo praticamente delle anatomie differenti, abbiamo una discrepanza dento-dentale con un eccesso, per esempio, a livello mandibolare che si evidenzierà come un affollamento. In questo caso, quindi, uno stripping programmato inferiormente consente di normalizzare l'indice di Bolton. Oppure possiamo avere un affollamento medio-moderato. In questo caso, ovviamente, non siamo nel range delle estrazioni, si può eseguire uno stripping massimo fino a 6 mm e in questo caso riusciamo anche a non proinclinare il gruppo frontale e quindi anche a non alterare né il profilo né magari ad andare ad alterare una morfologia debole in pazienti che hanno dei tessuti molli gengivali paromontali. Quindi lo stripping in questo caso ci viene ampiamente in aiuto. Altro caso è la curva di Spee, per esempio, quando abbiamo una curva di Spee approfondita in presenza di incisivi inferiori vestibolo inclinati. In questo caso si limita la vestibolarizzazione degli incisivi inferiori e si ha quindi un buon controllo della loro inclinazione. Poi abbiamo le lievi discrepanze sagittali. Lo stripping eseguito nei settori medio-posteriori consente di ottenere quindi la prima classe canina. Quindi, per esempio, abbiamo una leggerissima seconda classe a carico dei canini, si eseguirà uno stripping nei settori premolari e canini e si arretrerà il gruppo frontale. Come qui vedete appunto scritto, quindi ovviamente avremo un ancoraggio massimo posteriormente allo stripping, quindi a carico dei molari, si può eseguire quindi uno stripping a carico dei premolari e il raggiungimento di una prima classe canina. Stessa cosa per le classi 3, per esempio classe prima molare e classe 3 canina, si andrà ad eseguire uno stripping a carico dei premolari inferiori. Si avrà un arretramento del gruppo frontale per ottenere quindi la prima classe canina con un ancoraggio sempre distalmente alla zona di stripping, quindi a carico dei molari. Altro utilizzo è l'overjet alterato, per esempio in malocclusione di classe 2, cioè lo stripping ci consente la correzione di un aumento dell'overjet di lieve entità senza ricorrere alle estrazioni, eseguito in arcata inferiore in malocclusione di classe 3 con overjet negativo, quindi quello che dicevamo anche prima nelle leggere correzioni di classe. Allora, oppure la proinclinazione degli incisivi inferiori. Incisivi inferiori troppo inclinati richiedono un'analisi dei tessuti molli di sostegno. In caso di tessuti parodontali non idonei, si pianifica uno stripping per allineare senza andare quindi a proinclinare, quindi senza andare a perdere ulteriore tessuto di sostegno. Un altro caso sono i contatti anteriori eccessivi. In caso di quindi open bite posteriore, in caso di testa a testa degli incisivi o contatti eccessivi anteriori, lo stripping viene eseguito inferiormente in modo tale da poter arretrare leggermente gli incisivi inferiori e quindi togliere questo sovraccarico occlusale a carico degli elementi anteriori. Oppure ci possiamo ritrovare di fronte a dei casi in cui abbiamo la presenza di triangoli neri. I triangoli neri sono causati da corone di forma triangolare, danni parodontali, un tip scorretto, oppure è lo stesso paziente che con le manovre di spazzolamento va a ledere la papilla. Noi con lo stripping possiamo riuscire a rimodellare l'anatomia della corona e di conseguenza andare a formare un punto di contatto più cervicale e quindi ridurre i triangoli neri interprossimali.
Dopo abbiamo anche una recidiva post-trattamento, che è la più frequente, quindi per avere una stabilità a lungo termine è opportuno non modificare il diametro intercanino. Quindi in questi casi non si va ad espandere, ma si va ad eseguire lo stripping per riottenere l'allineamento dell'arcata. Come in questo caso viene appunto stabilito quanto stripping dobbiamo eseguire senza andare ad espandere, appunto per avere la stabilità a lungo termine. Possiamo avere un altro caso, per esempio le linee mediane non coincidenti. Si valuta clinicamente se le linee mediane sono coincidenti con la linea del volto, quindi si va a, altrimenti si va a creare spazio nella direzione in cui si vuole spostare la linea mediana, ovviamente avendo sempre l'ancoraggio massimo distalmente all'IPR, come in questo caso, dove volevamo appunto avere una linea mediana che scorresse verso la sinistra, in realtà verso la vostra destra per lo schermo, e quindi si esegue lo stripping in quel settore e con gli allineatori si porta tutto verso al centramento della linea mediana. Allora, queste sono appunto le indicazioni, ma la domanda è: abbiamo effetti collaterali? Cioè quale pegno dobbiamo pagare per utilizzare questa tecnica? Attualmente non c'è nessuna evidenza scientifica che mostri un'incidenza di carie, di danni parodontali o di ipersensibilità. Quindi possiamo utilizzare lo stripping entro i limiti che vi ho detto e per le metodiche consigliate oggi in tutta sicurezza. E con questa breve, diciamo, pillola di informazione vi saluto e vi auguro un buon lavoro. Arrivederci.